Direttamente dalla cameretta magica. Oggi 18 di febbraio, benvenuti ad un nuovissimo video. Questo sarà un altro video commemorativo perché proprio oggi, 18 di febbraio, il 18 di febbraio di 75 anni fa, nasceva Augusto Daolio, il leader dei Nomadi, forse il miglior cantante del gruppo musicale I Nomadi. Augusto Daolio aveva una voce bella potente, grande, che poi Augusto Daolio era un uomo semplice, umile, era pure una brava persona ed era pure un artista, anche un pittore, e rimarrà il migliore di tutti dei Nomadi. E comunque, nonostante Augusto Daolio fumava un sacchissimo, aveva una voce veramente potentissima. Poi, che altro c'è da dire? Augusto Daolio nacque a Novellara. In pratica ho letto che il suo nome era il nome che gli venne dato dai genitori in onore di suo nonno, che si chiamava come lui. E comunque Augusto Daolio amava la vita, gli piaceva viaggiare, e Augusto Daolio era anche uno che ti faceva pure cantare sul palco, dava pure le caramelle ai bambini. Diciamo che Augusto Daolio era una persona buona, onesta, era simpatico, amico di tutti quanti, che poche persone ad oggi ce ne sono. Poi, cos'altro c'è da dire? Che, secondo me, come canta, come canzoni, meglio ascoltarsi le canzoni di Augusto Daolio dei Nomadi e in confronto a molti cantanti di oggi. E poi comunque c'è anche da dire che i Nomadi è un gruppo musicale che consiglio a tutti voi di ascoltarsi, soprattutto le canzoni di quando c'era ancora Augusto Daolio, e lo consiglio pure ai vostri figli, nipoti, cuginetti eccetera, che hanno una fascia di età dai 7 ai 14 anni, perché è giusto che si educhino anche al della buona musica. E comunque mille volte meglio i Nomadi che ascoltare le canzoni dei Me Contro Te. E comunque ti dico, Augusto Daolio purtroppo ci lasciò all'età di soli 45 anni il 7 di ottobre del 1992. Però la sua anima rimarrà per sempre immortale. Poi, le canzoni che fece Augusto Daolio con i Nomadi. Allora, Io Vagabondo, Crescerai, Un Giorno Insieme, Utopia, Un Pugno di Sabbia. Poi, Canzone per un'amica, Dio è morto, Noi non ci saremo, Come potete giudicare? Il pilota di Hiroshima, gli Ironi Neri, Crescerai, Ma che fin la vita, C'è un re. Il fiore nero, Per fare un uomo, ha fatto delle canzoni veramente, veramente bellissime. Che comunque, dico una cosa, il cantante dei Nomadi che ci sta adesso non sarà mai all'altezza di Augusto, ma nemmeno all'altezza di Danilo Sacco, che sostituì Augusto dopo la sua scomparsa. E comunque, il suo corpo riposa presso il cimitero di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che tra l'altro a Novellara c'è un murales dedicato ad Augusto. E poi Augusto Daolio è sepolto in una zona dove ci sono bambini, perché ho visto su internet che voleva essere sepolto lì perché si sentiva uno di loro. E poi la sua tomba è visitatissima, piena di fan, di biglietti, dediche, oggetti. E se dovesse capitare a me di andare a Novellara, giuro che ci andrò a trovarlo e gli farò anche un video sulla sua tomba. E tra l'altro
a Novellara, dove abitava la casa dove viveva Augusto Daolio, ho visto un video che in pratica c'è ancora sul campanello la sua scritta, quindi per ricordo è chiaro che l'hanno voluta lasciare. Comunque ora vi farò vedere la sua tomba. Daolio. E anche qualche sua fotografia. Eccola qui, una tomba molto semplice, ma allo stesso tempo bellissima, piena di oggetti, biglietti, fotografie, candele, lumini, pupazzi, eccetera. E poi farò vedere qualche sua immagine. Questo è Augusto Daolio a inizi carriera. Guardate. Già aveva i capelli lunghi e direi che ci stava davvero bene. E se guardate me, un po' somiglio ad Augusto Daolio a inizio carriera. E poi questa è una delle sue classiche fotografie. E tra l'altro con questa barba lunga, Augusto Daolio somigliava un po' a Maestro Muten di Goku e a Babbo Natale. Comunque, prima di chiudere il video, vi voglio fare una dedica ad Augusto Daolio con il brano Io Vagabondo. 1, 2, 3. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi, una notte di settembre, mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle, chissà dov'era casa mia. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino, chissà dov'era casa mia. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Ciao Augusto, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Ciao. Mua. Cuoricino. E niente, ci vediamo alla prossima.